compra una maxi enduro spesso non la compra per farci off-road, strade bianche e grandi avventure, spesso la compra semplicemente per viaggiare prevalentemente su asfalto e magari imboccare una stradina bianca per arrivare a un rifugio o un agriturismo. Michelin ha ascoltato questa richiesta del mercato e ha arricchito il suo catalogo con le Anarchy Road. Anarchy è la gamma di pneumatici destinata alle maxi enduro, quindi gomme da on off in più livelli di fuoristrada. In questo caso Anarchy Road è una gomma prevalentemente stradale. Michelin dichiara che è 90% asfalto, 10% fuoristrada. Vediamo intanto come sono fatte. Partiamo dalla scolpitura. Il rapporto pieno-vuoto tra gli intagli del battistrada e la gomma è del 17%, 3% in più rispetto alle pure stradali Road 6. Questo ci fa capire come il suo campo di gioco preferito sia l'asfalto. Parlando sempre di come sono fatte, entrano in gioco diverse tecnologie proprietarie di Michelin. Innanzitutto la bimescola, le due mescole, c'è una mescola più dura al centro che però si allarga e funge da base alla mescola più morbida che sta sulle spalle. L'obiettivo è quello di avere una maggiore percorrenza in rettilineo e un miglior grip in piega. Infine, sempre parlando degli accorgimenti utilizzati, la carcassa è realizzata con l'intelaiatura a 90 gradi rispetto al senso di rotolamento, è fatta con fibre di Kevlar, per cui più resistente dell'acciaio e più resistente anche alle alte temperature. C'è sempre un buon appoggio anche in curva, però mantenendo il comfort. Si ha sempre la sensazione di viaggiare comodi. Per provare le Michelin Anarchy Road le abbiamo montate su una Moto Guzzi V85 TT, una moto che pesa comunque 230 kg, per cui non proprio un fuscello, e siamo partiti per un giro tra Lombardia e Piemonte su strade tortuose, non ci siamo fatti mancare neanche le strade bianche. La trasferta autostradale è andata molto bene, il rumore di rotolamento è praticamente assente. Anche nelle sconnessioni a forte velocità non si sente quel contraccolpo, sembra sempre di viaggiare su un fondo morbido, anche quando i fondi poi non sono morbidi, perché poi siamo passati anche sulle strade secondarie, un po' di sconnessioni, un po' di strade rotte. E loro si sono comportate sempre bene. Curva contro curva c'è molta maneggevolezza, la moto sembra scendere in piega quasi telepaticamente e ritornare dall'altra parte è un gesto altrettanto immediato. Come dicevamo, non ci siamo fatti mancare lo sterratino perché comunque siamo roadbook e a noi piace sporcarle queste gomme. Devo dire che se la sono portata molto bene. Consideriamo che la scolpitura è prevalentemente stradale, quindi quegli intagli diagonali che si intrecciano sono un vaghissimo accenno di quello che poteva essere un tassello, ma comunque tengono bene, hanno il grip necessario proprio per fare quello che dicevamo all'inizio, ovvero raggiungere l'agriturismo, raggiungere l'ultimo chilometro del rifugio in serenità e senza paura di ribaltarsi alla prima curva. Quanto dureranno? Lo vedremo. Di certo c'è una cosa, proprio questa moto, la Moto Guzzi V85 TT, monta di serie le Anarchy Adventure, che hanno dimostrato una durata ben oltre i 10.000 km. E tutto lascia presagire che anche queste avranno una durata adeguata al nome che portano.